Qual è l'immagine di Dio che io mi porto dentro? Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Perché se Dio non è padre, allora è logico che noi facciamo tanta fatica a vivere i rapporti di fraternità. Quando ci troviamo davanti alle parabole, non ci troviamo davanti a delle favolette. Non sono delle storielle morali che Gesù ha inventato per rendere più accessibile il suo messaggio. Non sono uno escamotage comunicativo che Gesù ha usato. Beh, se noi ci fermiamo a una lettura superficiale delle parabole, e allora andremo alla ricerca del senso morale di queste parabole. Invece le parabole sono una rivelazione del mistero di Dio. Si rivela attraverso l'amore, e l'amore non conosce lontananza. Il figlio è accolto dallo sguardo, dalla commozione, dalla misericordia, dall'abbraccio. È l'amore che modifica la mente dell'uomo, i sentimenti dell'uomo, la volontà dell'uomo, l'identità dell'uomo. L'abbraccio del Padre soffoca il peccato. Allora, qual è l'obiettivo del nostro cammino? Abitare l'immagine del Figlio, maturare dentro di noi i sentimenti del Figlio. Più abiteremo in Cristo, più penseremo da figli, agiremo da figli, parleremo da figli.